La vulnerabilità della salute del nostro pianeta mette a rischio tutta la popolazione, non soltanto a rischio di contrarre malattie non trasmissibili come ad esempio quelle cardiovascolari, ma anche ad epidemie più o meno numerose come l'antimicrobico resistenza, un problema molto importante, molto serio, riconosciuto anche dall'OMS come un'emergenza e tra l'altro l'Italia, per la quale l'Italia detiene la maglia nera perché è uno dei paesi nei quali i livelli sono più alti. Proprio in questa direzione di questi temi si è parlato nell'ambito della seconda edizione del forum Planetary Health e AMR verso una nuova strategia per affrontare le sfide di salute globale organizzato da European House Ambrosetti con il contributo non condizionante di Pfizer e bioMérieux. L'antimicrobico resistenza è uno dei problemi a livello globale più urgenti da risolvere. In che modo è connesso anche al tema della sostenibilità ambientale? Ma è connesso alla sostenibilità ambientale perché, come sappiamo, gli antibiotici di cui si fa un grande uso, non solo se ne fa un uso non appropriato nell'uomo ma anche nell'animale, e dopo si trovano germi antibiotico resistenti anche a livello ambientale, quindi c'è un problema di salute planetaria che coinvolge anche l'antibiotico resistenza. È chiaro che dopo ci sono dei contesti all'interno dei quali questa antibiotico resistenza si amplifica e trova degli ospiti fragili da cui scaturisce dopo un problema di natura sanitaria importante. Parlo soprattutto del contesto ospedaliero, laddove i germi antimicrobico resistenti tendono a diffondersi rapidamente e chiaramente a provocare gravi danni a ospiti che sono ospiti fragili, vulnerabili. Abbiamo fatto qualche piccolo passo in avanti negli ultimi anni o siamo ancora tra gli ultimi paesi? Beh, noi partiamo da una site visit, una visita degli organismi internazionali, parlo di European Center for Disease Control di Stoccolma e Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra, fatta nel 2017, che diede pagelle estremamente negative all'Italia. Da allora chiaramente c'è stata una reazione perché abbiamo avuto il primo piano antibiotico di contrasto all'antibiotico resistenza, quello 2017-2020 che dopo è stato prorogato causa pandemia al 2021. È chiaro che non tutti gli obiettivi del piano purtroppo sono stati raggiunti, però c'è stata una certa reazione. Intanto sono migliorati e si sono estesi i sistemi di sorveglianza, che è una cosa molto importante da farsi, tant'è vero che adesso la copertura dei sistemi di sorveglianza è molto migliore, perché se noi non facciamo un monitoraggio delle infezioni dopo non sappiamo quale possa essere l'entità del problema, e c'erano una serie di azioni anche che in qualche misura sono delle azioni vincolanti che hanno portato a migliorare leggermente la situazione. Non tutti gli obiettivi, come dicevo prima, purtroppo sono stati raggiunti, e vediamo che soprattutto per alcuni germi gram negativi, per esempio la Klebsiella, abbiamo avuto dei problemi piuttosto importanti, come ad esempio la diffusione della Klebsiella New Delhi proprio prima del biennio pandemico nel nord-ovest della Toscana, ad esempio, tanto per fare uno degli esempi, ma sappiamo che soprattutto in terapia intensiva, laddove si applicano molte procedure invasive, ci sono molti pazienti fragili, purtroppo la situazione è sempre piuttosto critica. L'Italia, insieme ad alcuni paesi della Europa meridionale, dell'est Europa, chiaramente è fra i paesi che hanno una prevalenza di antibiotico resistenza più elevata, vediamo degli iniziali miglioramenti, ma penso che bisogna fare ancora molto. Adesso sta per essere varato il nuovo PNCAR, lo chiamiamo, piano di contrasto all'antibiotico resistenza, è in conferenza Stato-Regioni dove sembra che non ci siano assolutamente state obiezioni dal punto di vista tecnico. Naturalmente bisogna adesso vincolare i fondi che erano stati stanziati nel 2021 ai risultati, perché quello che è previsto in particolare rispetto al vecchio piano è una cabina di regia, e questa cabina di regia, composta sicuramente da
persone che lavorano sia a livello centrale che a livello delle regioni, dovrà proprio monitorizzare il piano, e questo è particolarmente importante perché bisogna valutare anche gli interventi che si fanno. In una battuta, quando dovrebbe arrivare il piano? Il piano e l'intesa dovrebbe essere prossima, chiaramente adesso non posso anticipare una data precisa, ma essendo stato sostanzialmente nei fatti, anche se non formalmente approvato dal punto di vista dei suoi contenuti tecnici, chiaramente adesso è in via addirittura d'arrivo.